Ce l'ha sottotitoli. Ah, vogliamo Dino Verano, eh? Guarda che splendido! Punti di vista. But before we get into the show, I'd like to take just a minute here. Un minuto. I want to extend a heartfelt thank you to first responders, medical staff, and essential personnel. This has certainly been a challenging year. Ok, voglio ringraziare, diciamo, tutto lo staff va come medico, legge bene, va, dice, per il Covid, no, tutti coloro che hanno lavorato per la pandemia, eccetera. I also want to thank our teams for their amazing dedication while working from home. I loro team per aver lavorato da casa, cosa che non è semplice per coordinarsi un team di sviluppo, ragazzi, che lavora da casa. E volevo ringraziare anche il mio parrucchiere, che oggi si è preso la giornata di riposo. Ma guarda che è un bell'uomo, è un bell'uomo. Ha la faccia un po' cattiva, un po' agida. Sembra un cattivo dei film di Schwarzenegger. Sembra un po' l'uomo misterioso, no? This is also a critical time for the movement and racism and racial injustice in this world. Sì, è un brutto periodo per le ingiustizie. Ragazzi, ci avrei scommesso, ci avrei scommesso e l'avrebbe detto, ci avrei scommesso. Ah, beh, giusto, sì, giusto. Sì, sì. That Electronic Arts is taking. Ci sta. We will not rest on this. It's a long-term commitment. We're here for players. Per sbloccare il sorriso si deve pagare. Background, religion, Bobby and DJ personal 23. Preference. We will continue to build strong representation in our games, and we are focused on making our communities fun, inclusive, and positive places to play. We also have real work to do to bring greater diversity into our company. Ok, vuole ampliare la diversità nella compagnia, rendere, diciamo, il lavoro del gaming più inclusivo. All of us at Electronic Arts believe in that, and it's why we're excited to get up every morning to make great experiences for all of you. Sono felici di alzarsi ogni mattina per realizzare belle esperienze per tutti. Grazie per essere stati con noi. Let's get into some games. E basta, arrivederci. No, adesso vediamo i giochi. What's up, everybody? I'm Greg Miller. Ma di nuovo questo. Lui presenta. We had an incredible show in LA planned for you. Huge stage, massive setup, these giant monitors. I was gonna fly in. È carino, lo studio è molto minimo. Come vedete, abbiamo preso tutto all'IKEA. E avevamo poco budget. Game consoles. Then Carol Baskin, some tigers. That last part was all me. Then, because of circumstances beyond our control, we had to come up with something a little different. Instead of LA, I'm in my hometown of San Francisco, but we still have the Tigers. What's that, Jane? Vabbè, no battute tigers. Sui Tiger. Oh. Lui era right. San Francisco. I'm being told there are no Tigers, but whatever. We're still gonna bring you the EA Play you know and love. Huge surprises, big announcements, incredible reveals, and never before. Attenzione, grosse sorprese, grossi annunci, incredibili reveals. Ma voi sapete, voi pensate sia vero? Ha detto tre cose. Grosse sorprese, ma se lo dici tre volte è più bello. Can live out their greatest fantasies this year, plus a sneak peek at the future. Oh, and pay close attention because today you could win one of thousands of Steam codes for more potete than a dozen vincere uno dei, delle migliaia di Steam throughout codes the show, keep an per decine di giochi EA. Vedi come EA adesso si è buttata anche su Steam e esatto, lo sta pubblicizzando molto. Write them down as they appear. Era and vuota, at the end of the show we'll tell you where you can enter that secret code for a chance to win free games on Steam. So don't go anywhere. Who am I kidding? None of us. E dove dobbiamo andare? È Luna. Dove dobbiamo andare? È tipo qua è Luna. Up first, we're heading to the Outlands. That's right. It's Apex Legends time. Ok, Apex Legends. Io percepisco Trini. Anche non me ne fa ridere sto percepisco. Ok, Apex Legends, sicuramente ci saranno dei contenuti, no, delle cose. Perché cringe? Cringe, sì. Hey Apex fans, the battle just continues. Ok, vogliamo sentire parlare quelli di Apex Legends. Most epic season yet, and we're just getting started. Vabbè, ovviamente ci sono tutte le novità perché sono dove si aggiorna sempre. And you've kept that amazing momentum going forward, making season 5 the biggest and best start to a season ever. Anche altro. Took out an enemy. Hold on to your holograms. We hope you've been enjoying season 5 Fortune's Favor. Mi sta piacendo la stagione 5, ragazzi. A major map change to King's Canyon. Rest in peace, Skulltown. An all new ranked series and a ton of quality of life updates. But it's about to get even better. No, subito. Today I'm here to tell you about no what's coming next. Ma to season 5 with our latest collection event,
Io, take a look. Mi piace. Non lo apro dalla prima season. A livello di FPS è molto buono perché è Titanfall sostanzialmente, cioè siamo sempre lì. E se voi sta apprezzando gli sviluppatori di Respawn, però vabbè. Però non fa assolutamente per me. Insomma, questo lo lascio a voi, ragazzi. Ne parleremo in modo professionale ma distaccato. Grazie Fedmore. Grazie mille. But if they survive, meglio Gears 5, ma è un altro tipo di gioco. Comunque siamo d'accordo. No, però a me non piace il fatto che sia Battle Royale. Il Battle Royale ha un rapporto eccezionale. No? Per quanto voglio provare, che non è un Battle Royale vero e proprio, voglio provare Valorant, che è più un Counter-Strike. Mm-hmm. Non l'ho ancora provato, l'ho provicchiato, ma non l'ho. Vogliamo FIFA 21, tranquilli, che sicuramente dedicheranno ampio spazio a FIFA. Per esempio FIFA 21, che a me interessa, a moltissimi di voi non interessa. Ci sta, ragazzi, questi si chiamano gusti. Ecco, su questo canale non vedrete mai un interesse finto per qualcosa che non è. Ah, grande, allora Apex... No, non siamo una redazione istituzionale, convenzionale. Possiamo esprimere benissimo i nostri pareri, come voi siete liberissimi di esprimere i vostri. Se voi volete dire che è una merda qualcosa, anche se in realtà non lo è, potete farlo. Poi chiaramente ci sono tante vie di mezzo, no? Questo mi ricorda Dorian di Dragon Age. Quello di... L'hai visto quel personaggio? Sì. As you just saw, the Lost Treasures Collection. Quello di Apex. Grazie Domenico Rocchi. Grazie mille, bentornato. Armed and Dangerous Evolved. It's the return of a fan favorite, snipers and shotties only, Dorian, but with a twist. Avevo i buffetti. All armor is evil armor, and we're removing all of the respawn beacons across the entire map. In Moonwalk, attenzione, potrebbe interessarmi d'improvviso. Apex Legends, no. È cambiato il quadro dietro? Che osservazione avete? Non c'è tutto caso. Assurdo. Un altro giorno, per esempio, io non ero andato di corto, secondo me è un po' costipato. Which gives players a closer look at what motivates this drone-wielding hacker. And of course, the Lost Treasures collection delivers a bunch of exclusive content you can earn by completing challenges, as well as all new event exclusive cosmetic items and the introduction of your boy Mirage's heirloom, which is fittingly a trophy of himself. Si sta dibattendo anche sulla figaggine di Dorian. Tu non dovresti aprire questi vasi di Pandora. Grazie, allora, Dorian è un mega figo della Madonna. Quindi la smettetela tutti. No, no, stanno dicendo che è un figo. Ma io l'ho paragonato al personaggio di Apex perché aveva il coso bianco, i baffetti. E allora tu fai il gioco di quelli che dicono che tutti mi somigliano, basta che abbiano la coda, che non ce l'ho da 7 anni. E perché sei il fiorello dei videogames? What am I forgetting? Oh yeah, one last thing. Let's make it official. Fiorello di videogames. Fiorello era tipo già 14 anni che non aveva più il codino quando me l'aveva detto. Fiorello ormai è quello. Ah, Apex Legends su Switch. Ok, grazie intanto a leggere Shitsbanu 29 a Yeye Bros of 96. Ragazzi, grazie ragazzi, anche abbonamento di livello 1, grazie mille. Crossplay su tutte le piattaforme. Bene, questa è una bella cosa. Tutte le piattaforme. Questa è una bella cosa. Your passion for the game is truly inspiring. We look forward to seeing you all in the arena. And don't forget, check out Lost Treasures on June 23rd. Secondo me il crossplay dovrebbe essere per tutti i giochi multiplayer. Proprio la dico democraticamente parlando, secondo me uno che ha PS4 dovrebbe poter giocare con uno che ha Xbox One e con uno che ha Switch a qualsiasi gioco. Chiaramente non può essere possibile per tutti i giochi, ma quantomeno per tanti giochi vorrei fosse così. Invece lo è per pochissimi titoli, per pochissimi titoli. One thing I admire about Apex Legends is its commitment to having such a diverse range of characters. At The Sims, we've always believed representation and diversity in games is critically important, perhaps now more than ever. It's difficult to put into words just how meaningful it can be to see yourself reflected in the games you play. Ok, parla dell'inclusività, dell'accogliere una diversità all'interno di un gioco, e The Sims è sempre fatto portavoce di questo. Io ora spero però che non ciccino fuori questa cosa ogni volta. Eh sì, perché in effetti... Va bene, però dai, parliamo di videogiochi e andiamo avanti. It really taught me a lot, the importance of just like...
keeping relationships good. Ah, perché mi sanno tanto di è un po' sì, nel senso che è importante lanciare il messaggio, è importante. Metteteli direttamente, cioè fate non fate dei pre... Vedete, questa cosa è una sorta di presentazione prima... Stai parlando di dei Sims, io lo capisco, però c'è bisogno di fare tutta questa... Non lo so, tutta questa mantrina. I have le this aziende. World where I can express myself and be myself. Where I come from, who I am, the color of my skin, you know, who I'm attracted to, let any of that get in the way. It was no barriers. No matter where I was. Posso dire anche che finora EA non ha colto benissimo come effettivamente debbano essere fatte le conferenze di questo tipo, gli eventi di questo tipo. Presentami i giochi, uno dietro l'altro. Parole degli sviluppatori sì, ci stanno, le stanno, diciamo che stanno facendo i vari trailer con tante parole, però speriamo siano un po' più sui giochi piuttosto che su quello che c'è dietro i giochi. E insomma, anche in questo caso il tema dell'inclusività ci sta, per carità, è sacrosanto, soprattutto per un titolo come The Sims che fa anche delle relazioni tra le persone, dei rapporti con le persone, per quanto virtuali, il punto di forza. L'ha sempre fatto. In questo è vero, nel senso che Sims è stato anche molto precorso un po' i tempi nell'ambito dei videogiochi con questi argomenti. Cioè, prima di tutti aveva messo rapporti tra persone dello stesso sesso, addirittura anche tra esseri non umani. E insomma, io mi ricordo che nel primo non mi ricordo nel primo forse no. We want the Sims to be a place of unity and hope. A place where you can be speriamo ci siano anche novità. And build your vision for our shared world. A place to imagine what's possible. To our simmers, thank you for everything you've done to make your communities virtual and real a better place. Now, I know some of you tuned in hoping for some Sims news, and we'll have plenty to share as the summer goes on, but we do have one announcement for you. Un annuncio. We'll be welcoming players on a whole new platform as The Sims 4 arrives on Steam today. Take a look. The Sims 4 arriva su Steam. Vabbè. Significa sempre The Sims 4 è su PC. Vabbè. Queste cose sono più cose aziendali, no? Cioè, per la serie, ragazzi, guardate come abbiamo riorganizzato le cose per la serie. Adesso trovate i nostri titoli anche su Steam. Ma i videogiocatori cambia veramente poco. No, infatti, cioè, Origin, Steam, alla fine... Cioè, non la chiamerei nemmeno una nuova piattaforma. No, no, dai. La piattaforma è sempre PC. L'audio lo sentite troppo alto, ragazzi, rispetto alla nostra voce. No, non cambia niente, è proprio The Sims, Con tutte le sue espansioni, chiaramente, che ci sono state finora. Ok, va benissimo, perfetto. Penso che ci sia ancora tantissima gente che gioca a The Sims, ragazzi. Sì. Hey everyone, Alex here from the social team. Quindi non hanno presentato joining me today nulla. From our Respawn. Team in realtà non era un hey bel folks, nulla. No. We're here to tell you that it's not just The Sims 4 arriving on Steam today. Five more great EA games, including Titanfall 2, A Way Out. Anche Titanfall 2, A Way Out in Space. Sono su Steam. You can get all those great titles and a ton more with your membership. Pensa quanto interessa i videogiocatori una cosa del genere. New releases on Steam. Infatti, non capisco. One of the first arrived just a short while ago with full mod support via Steamworks. The critics love it and we know you will too. This is Command and Conquer Remastered. Command and Conquer Remastered. Che uscito. Infatti. Remastered Collection. È uscito. Beh, sì. Io ce l'ho pure originale come nel Conquer, non remastered. Free per chi ha l'EA Access, ma per chi ha l'EA Access lo poteva avere già prima su PC. Cioè, non cambia il discorso della piattaforma. Forse non c'era, magari prima questo gioco non era stato aggiunto, no? Non lo so, questo. Neanche sono venuto a saperlo, Però. Va bene. Steam isn't the only platform getting some love. Steam non è l'unica piattaforma che riceve amore.
You can expect seven adesso amore, prima erano nemici, giurati. Sette giochi arrivano su Switch nei prossimi 12 mesi. Tra cui Burnout Paradise, e già si sapeva, Apex Legends, abbiamo visto, ok, con il crossplay. Starting with Need for Speed Heat and continuing Need for Speed Heat, ok. E altri giochi che saranno svelati più avanti. Alcuni l'avevano chiesto, Need for Speed Heat per Switch, ebbene. It's about playing together. Absolutely. Now, let's reveal some more games. Over to you, Greg. Però annunciato così ci saranno, speravo si facessero vedere la versione, cioè, tipo, perché magari sfugge, uno sente bene, non sente bene. Le immagini aiutano di solito. Ha fatto vedere l'iniziale del suo nome. Questa è fuffa, ragazzi, questa è fuffa. Per adesso è proprio fuffa. È fuffa. Grazie a Zero di X-Twitch che ci sta facendo un ride. Grazie Zero. Ah, Enrico Zero di X, grazie, grazie mille, molto gradito, grazie. Over the past couple of years, EA has partnered with the amazing studios like Haze Light and Zoink to give us such creative titles as A Way Out and Fae. Here to explain how they do it are a few of the talented developers working on the next wave of EA Originals. EA Originals. Vediamo un po' questi giochi. Joseph Fares. Sono EA Originals. Sometimes you just have this great idea of a game. Hanno fatto i... But it can be really hard to do it on your own. Beh, tipo le animazioni. We wanted space for our studio's creativity to flow free. So that we can try unconventional approaches to solving new ideas. There are times where you've got to like break past your own sort of mental blocks. Even if that meant building a whole new kind of game engine. We get to do the game we want to do. Hey, Slide Studio. And I mean nothing comes into the game if it doesn't follow the vision. We can really push our ideas further and bigger than we first imagined. Comunque i team piccoli di EA sono spettacolari, eh. Sono veramente talentuosi, anche se qualcuno dei titoli tipo Fer, che è questo qui, e quest'altro non mi ricordo come si chiama, sto qui tutto con le ombre, non mi ricordo adesso come si chiama. Caspita, ce l'ho qui. Si sono rivelati meno belli di quello che avrei pensato. Molto meno belli di quello che avrei pensato. Però, ragazzi, invece di dirsi siamo bravi, che cosa annunciate? Dai, dai, vogliamo degli annunci. Cosa? Ok, siamo bravissimi. Siamo guarda, bravissimi. Lì c'era una A, ora qua c'è una P. Mild-mannered, quiet leader, Joseph Ferris. Ah, ecco. Eccolo, attenzione. Eccolo. Please welcome Joseph Ferris. Ah, poi quando si è scazzato proprio. Un personaggio. Era un po' ubriaco anche. Okay, can you swear here? Can you swear? Okay. The Oscars, you know? The Oscars. You. Però gliel'ha chiesto prima. È stato educato. Yeah, I know I'm cocky. I can't help it, man. I was born in Beirut 1977. I lived there 10 years. It was civil war and there was a lot of sta raccontando la storia un po' della sua vita. Sta raccontando la storia della sua vita, ragazzi. Suo fratello è un cantante attore. Five times to Sweden. The fifth time they let us in. And that's lucky for Sweden, because I've given Sweden a lot, you know. My third movie is Zozo. It's basically about my life when I came to Sweden when I was young. I've done five feature movies and now I've done three dei film. And it's okay. Way hard to make a game. It's almost like the audience have control of the pacing of the story while the movies is being paced for you. In video games there's so much to be explored from a storytelling perspective because of the interactivity. E quindi ci annunci making games that have good stories but they pretty much have one mechanic. Una via fuori due. The designers and the story writers are kind of like doing two different games. That's why I founded Haze Light, to keep pushing the boundaries of what is possible in games. That's what game number 3 from Haze Light is all about. Sarà uno che d'improvviso si incazza e poi the new game It Takes Two is a co-op. It Takes Two, sempre con due persone. Ce ne vogliono due. Co-op, che bello. Un altro gioco da portare sul canale. May, that's the parents, and then Rose, the little daughter. So Cody and May are about to separate. Rose doesn't want them to divorce, so she creates two dolls out of wood and clay, and these dolls magically come alive and actually controls both okay, Cody and May. Due pupazzi di questa ragazzina. Emotions, playing their emotions.
There's even levels where we're actually making a mechanic for their emotions. So again, marrying the story and the mechanics. And I think for the players, Madonna, non vedo l'ora. Different and unique. They haven't played anything like this before. It Takes Two is a crazy roller coaster ride that doesn't really have an ending. It has an ending, but that non ha un vero finale. Cioè ce l'ha un finale. Ma è come se questo roller coaster, questo autovolante con Danny Rusi vi sparasse nello spazio. Cioè ha tradotto le emozioni in meccaniche di gioco. Sì, e si sono sposate bene emozioni e gameplay. Nel 2021, piattaforme non si sanno. 2021. Ragazzi, io dico che non vedo l'ora. Per il semplice fatto, non per quello che ho visto, perché... Ma per i precedenti, ragazzi, per Way Out soprattutto. Okay. Adesso Zoink Games. Thanks, Greg. Welcome to Gothenburg and, well, my home. Unfortunately, I didn't bring you any Swedish fish, but we do have some exciting news for you about our latest game. At Zoink, we've always been driven by love of rich visual storytelling and creating strange worlds that people can escape to. The weirder, the better. And I think my friend Ola would agree. Yeah, absolutely. And for our next game, though, we wanted to try something belli. A little darker. Beh, something out of a gothic fairy tale. Let's start with the mood and some paintings, grew into this eerie, è rasato. Vabbè, chi se ne frega. Non The story of Even, a little girl with a big heart and an even bigger temper. After a horrible event that changes her life, she embarks on a dangerous journey through the world random. But fortunately, she's not alone. Just like I have Ola. Ragazzi, ho l'impressione che abbiano poco in mano. Perché del gioco di prima non si è visto niente. Si è visto un'ambientazione e un artwork. Qua stiamo vedendo solo artwork. Cioè, non hanno i giochi ancora. Beh. Cioè, non hanno i giochi. Non hanno ancora nulla da mostrare, ecco. Quindi, secondo me, 2020 per ora. Per me, di FIFA 21 ci sono già gli altri. No, dico di questi qua originals. Set against the backdrop of a mysterious... E quindi e li fanno parlare tanto, cioè loro il gioco sarà così così. I think we can all relate to the desire to try and control the chaos around us. With Dicey's help though, Even learns the power in doing just the opposite. Embrace the randomness, accept the uncertainties in life, and you'll be surprised how far it takes you. Imagine if you could change the course of life with a roll of a dice. What would you do? Play it safe or trust in yourself and take a chance? We can't wait for you to play and find out. We're still a long ways from launch, but we hope you will join the journey next year. Until then, please enjoy this first game. Nel senso, sono spigliati, anche gli sfondi non sono male. Anche perché non è in diretta. Ok, qualcosa si vede. Vediamo qua. Hai parlato troppo presto. Ho parlato presto. Bends with the roll of one dice. Un dado, ragazzi. Ma che carino! Questo è molto Tim Burtoniano. Tim Burtoniano. Tim Burtoniano. Tim Burtoniano. Tim Burtoniano. Tim Burtoniano. Che amore della mamma! Anche, cioè, comunque non stiamo vedendo tantissimo. No, tantissimo no. Però è carino. È molto schieno. Carino. Il gioco, il game. Io prendo nota, perché voglio fare poi un recappone completo di quello che è stato vedendo. Vabbè, non si sono detto, però ringrazio. Ritiro quello che ho detto. Grazie. EA Play. Ritiro quello che ho detto. Ringraziamo. E chiedo scusa. Lost in Random, lo segno pure. Me gusta Lost in Random. Really cool. That's a look at Lost in Random in Man. Embracing. C'era la data, no? I feel like I live that every day in my life. Ah! You know I was gonna do that? You didn't know that. Non sei simpatico, no? The game's out next year. But anno prossimo. Blasting off a whole lot sooner. Caro il mio Kevin Franklin. Ricky Gervais
un po' ci siamo io. At Final Strike Games, our team of experienced industry veterans Final Strike Games. Incredible multiplayer franchises. We are passionately focused on making great multiplayer games. Ok, allora fanno giochi multiplayer. Questo è sportivo, fa vedere la bici, la moto. Sta con i bici dei contratti fermo così. Rocket Arena. Rocket Arena. Sembra It's a rockets only shooter that allows players soprattutto che in cui si sparano solo missili. We wanted Rocket Arena to be an awesome competitive experience to play with friends. I think you're going to love what we've got in store for you. Here is the all new trailer of Rocket Arena. Ok, vediamo il trailer Enjoy. Di questo Rocket Arena. Rockets away. Let's kick this into gear. The trophy will soon be mine. Okay. Lo stile è sempre tendente a questo. Sì, 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 li fanno un po' Fortniteiano, sì. Diciamo, però vabbè. Lo stile è grafico, so attenzione. Sure, we've got the beautiful beaches. Cannonball! Quality public transportation. And exotic destinations. Another victory. Ho anche sì, ho anche Overwatch Paladins, sì. Cioè questo stile grafico qui non realistico. Are you leaving already? But the real reason life is so good. We've got rockets. Ok, la cosa dei missili dovrebbe essere più bella della cosa di sparare. Ok. Ma chi lo sa? Tutti questi giochi così danno un po' il senso di proviamo a fare il nuovo Fortnite. Proviamo a fare il nuovo Overwatch. Un po' danno questa. Proviamo a fare il nuovo Paladins. È 3 versus 3, mi sa più di un brawler. Infatti è un'arena. Non è un. Ne rimarrà solo uno, attenzione. No, non è un battle. Già questo mi piace di più. Però. Non è che tutto debba essere fatto su misura. Cioè io capisco che ci siano tantissimi gusti. Non lo so se è free to play. Immagino di sì, però non dico, non voglio dire baggianate. Rocket Arena per PS4, Xbox One, Steam Origin. So as you just saw, rockets are obviously awesome to blast all over the place. But in order to come out on top, there's a lot to master. You'll have a range of rocket-powered abilities to blast opponents in the arena, and an arsenal of evasive moves. Rocket okay, jump, rocket evasive. Climb, and dodge to avoid getting knocked out yourself. Don't worry though, you're never out of the action for long. Even when you're out, you'll fly right back into the fray. You'll also be able to really customize your own unique look and playstyle. Che ovviamente vi potete personalizzare, perché vi devono vendere le skin. Perché se no il modus operandi è sempre quello, non è che... Però vorrei capire se è gratuito. Penso di sì, però magari no. Magari no. Io, per quanto da critico e divulgatore debba essere imparziale, da videogiocatore non riesco, ragazzi, a entusiasmarmi per un titolo del genere. Per quelli invece che hanno fatto vedere prima, soprattutto quelli che devono fare, sì, che, boh, ognuno c'ha. Allora, ragazzi, esce il 14 di luglio. E già hanno annunciato i DLC. Crossplay support. Crossplay supporto crossplay sin dal lancio. So grab your friends, chiamatemi boomer, chiamatemi unplugged. And get ready to blast off with Rocket Arena on July 14th on PlayStation, Xbox, Origin and Steam. And we'll be sharing more gameplay right after the show. Ancora prima dell'uscita del gioco ci sono le skin, sì, ma hanno tutti questi piani, ragazzi, lo di vendita, no? È normale. Però non hanno detto che è gratuito. And hopefully you've all been keeping track se non lo dici hidden throughout the show and nearly cracked the code. Here's a hint. It's not Kanye. Keep an eye out for the last couple of letters and then at the end of the mi piace show che insistano sul crossplay. Sì, 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 ragazzi, ma è questo sì, questo sì. Ormai ma... è per forza. Warfare, no, su Switch no. Agli sviluppatori conviene. Cioè, loro ti vendono il gioco per qualsiasi piattaforma, non gliene frega niente. Va bene così. It's finally time to talk Star Wars Squadrons. Now okay, I promise you we are going to get a first look at some brand new gameplay in just a moment.
But first, for anyone who doesn't fully grasp why I'm so excited, earlier this week, EA and Lucasfilm dropped a trailer that literally gave me all the feels, chills, joy, excitement, and then more chills on top of that. Take a look. Comunque, questo è il momento di Star Wars, ragazzi. Beh, questo è il trailer che è uscito. E poi fanno vedere il gameplay. Cinque piloti, una squadra. Star Wars Squadrons. 2 ottobre 2020. Wow. No, ora il gameplay lo fa vedere. The 37-year-old man on this couch is excited. Ladies and gentlemen, for the second year in a row, I have the honor and privilege of helping introduce a new Star Wars title. And here, un nuovo Star Wars, un nuovo gioco Star Wars. None other than Motive's creative director, Ian Fraser. Hello, Ian. Hey, Greg. How you doing? I'm great. How are you? Doing good. Happy to actually get to show this to people. I bet. Dai, che non siete in diretta, è registrato. I'm told you are quite the Star Wars fan and have been a long time. How long have you liked Star Wars? I've been a Star Wars fan for pretty much my whole life. I don't even remember the first time I saw the movies. Lui è Star Wars, fan di Star Wars per tutta la vita, può dire di no. One of them was being a pilot. Dire no, a me non mi è mai piaciuto Star Wars, però faccio i giochi su Star Wars. Sì, sono fan di Star Trek da una vita. Pretty obsessive about them. I'd pause meticulously. Da tutta la mia vita, e pensate, ho 17 anni. Disegna come uno di 4. Guarda i colori a spirito, come non seguono. Ma era piccolo, sono i fai. Ah, ok, ok. Pensavo fossero i bozzetti del gioco. Quite a few people have that level of Star Wars fandom. When we started this project, I talked to a lot of people as they joined the team, and a lot of them had similar kinds of stories of things they'd done as kids. One of them even built a functional mi era sfuggito il fatto che fosse penso il racconto della sua infanzia. Aveva 21 anni quando ha fatto quei disegni. Questa è la grafica. Matteo 01. Questo è il gameplay, ve lo dice. Guarda, guarda. But on top of that, of course, the team at Motive got a lot of experience working with Star Wars when they worked on Battlefront 2. And when Battlefront 2 wrapped up, there was a really small group of us that were really into particularly the pilot experience. Hanno capito poco, ragazzi. EA al solito ci arriva dopo. EA ai suoi tempi ci arriva dopo nelle cose un po' non capisce come si fanno le cose. Scusate, cosa ci sarebbe di male a fare una specie di direct di 20 minuti? Non si offende nessuno. Non si offende nessuno, che forza deve durare 2 ore. Fa le cose molto all'americana, che sono gradevolissime, attenzione. Però sarebbero gradevoli qualora i titoli fossero già stati presentati e noi volessimo sentirne parlare tanto, perché è un titolo di cui già conosciamo Vita e Morte e Miracoli. Allora dico, guarda, ti ci metto le ulti, snocciolo le ultime curiosità, ma di una cosa che neanche si conosce. Mi devi fare vedere qualcosina. L'hanno fatta vedere, infatti, che hanno in mano molto poco. Is something that I remember fondly from my childhood, and is something that we're trying to do very lo sai much che forse sì, non ti ho fatto caso. In real life, hai visto l'anno di Raiden? It takes skill, and that's something that you'll see throughout the game. You know, as you start off playing, it's pretty straightforward. Come si intitola? Che cos'è? But as you get deeper into it, you start learning how to divert energy from your lasers to your engines, how to shift your shields from the front to the back to cover your butt in a dogfight, or at the higher levels of skill. You could do really crazy stuff, like you can boost your engines, fly ahead, cut them off, whip around 180 and shoot a missile off your own tail while drifting backwards. Like real ace pilot stuff. It's actually some of both. So the game starts with a brand new single player story. Cioè parlando così mi distraggo e mi perdo le cose che dicono. Cioè, nel senso non è pure perché non è che siamo. Non è chiaro come quando fai vedere un qualcosa o annunci, fai un teaser. I teaser, ragazzi, non si usano più.
You're going to meet a diverse cast of characters along the way, and also a few familiar faces. Now, when you're done with that story and you've played maybe a bit in the practice range, you say, hey, I want to try multiplayer. We want to make it really easy for you to hop online with your friends and play competitive space battles at that point. And so we've done a lot to try to reduce the barriers to make it as easy as possible for you to play with your friends. Doppia. And so I'm happy to say we fully support crossplay. Come vedete, io sono fan di Jurassic Park. E quindi sto sviluppando questo gioco su Star Wars proprio per fare qualcosa per distrarmi di Jurassic Park, che sarebbe stato il gioco che avrei voluto sviluppare. Ma in compenso sto sviluppando un gioco di me. Così vi imparate tutti i fan. Oh wow, sei veramente... strano. Beh, è il minimo che si possa dire. Comunque, complimenti, vaffanculo. Andiamo avanti con la... sì, mi stai dicendo che sono strano. Beh, allora, Star Wars Squadrons esce il 2 ottobre. E lo sapevamo. Ma quindi non è un nuovo gioco Star Wars. Mi state facendo confondere. Secondo me adesso stanno parlando da di loro per la sera. Ma ti ricordi Stefania, quella che era la festa? Che alla fine me la sono bombata. Lo sai che è stata un'esperienza? Ok, ora si vede il gameplay, ragazzi. Pensavo tu fossi gay. Di Star Wars Squadron, di Star Wars. Adesso si vede il gameplay. Metto l'acqua e tu me la giochi. Raiden. Eccolo. Perché non riportiamo gli scout inside qua su tutto? La Tokyo Drift. Cose strane da mangiare su Twitch. Però ma non è che mangiamo troppo. Non mi piace sentire troppo che si mangia. Questo non mi è mai piaciuto. Li assaggiucchiamo. Scusa, ci facciamo i fatti nostri mentre si vede Star Wars Squadron. Poi gameplay. Ma no, perché non è un gameplay. Appena si vedesse il gameplay. Quindi, vabbè, multiplayer battle, ok. È proprio il disegno che lui ha fatto, semplicemente la... è il disegno. Eccolo, ragazzi, finalmente. Single player? Comincia la tua carriera in una modalità single player, una storia. Grazie ai Six Eyes. Vabbè, questo stiamo parlando di uno sparatutto così, cioè nel senso uno sparatutto sul navicello. Grazie ai Six Eyes. Che ne dite quindi di una rubrica su cose da mangiare però? Eh? La facevamo anni e anni fa su YouTube. Però su YouTube il tempo era più limitato. Però fatta bene. Magari ne parliamo dopo. With the New Republic Starhawk project. The story of the two pilots you play. Stick together. A modo nostro però, eh. Io direi tipo in cucina. Fatta bene. To take the fight online, you'll need flight time with all eight ships. Fighters are the most flexible and versatile. Le scatole cinesi misteriose. Interceptors are fast and highly maneuverable. No, single player sta facendo vedere adesso il single player, però ci sarà anche multiplayer. Support ships can keep allies safe and stocked up, as well as disrupting enemy fighters. No, ma da vostra allora no. Seven Jordi. Ragazzi, ora gente che mi sta particolarmente simpatica in chat, la faccio qui. Per certe volte mi state veramente simpatici. Seven Jordi c'è lì. No, vabbè, ragazzi, come grafica 2005, ma veramente. Non parliamo del non plus ultra, però non grafica 2005. 2006, no, scusa. Dramatically change your loadout depending on your squadron strategy. Finally got him. This will be critical in Star Wars Squadrons multiplayer. Le modalità. Facciamo i sondaggi, dai, vi interessa? La modalità cane combattimento. Vi interessa Star Wars Squadron? Si chiama. Facciamo il sondaggio, ragazzi. Mod. Fine-tune your loadouts to work as a team. Moving in on the enemy. Utilize components like tractor beams, turrets, and mines. To slow down your opponents or set up your squad mates for the kill. No cringe. Che cringe.
Perché cringi? Vi interessa? Sondaggio, sondaggio, sondaggio. Di no. Fleet battles are multi-stage conflicts. Grazie Gennaro Gabriele. Plebiscito di no. Io più no, Io, devo dire la verità. Io anche ragazzi, potrei no, però ve lo dico per l'ennesima volta. Senza odio nei confronti di ve lo dico, no, Star Wars in generale non sono un patito assolutamente e soprattutto questo genere di giochi. Sì. Sì. Poi può essere bellissimo, 10 su 10, però l'interesse personale secondo me ci sta anche per farvi un'idea di che cosa, quando andiamo a recensire, preferiamo e che cosa no. Però perché certi giochi non li recensiamo, non si può essere, non li giochiamo. Essere istituzionale non fa problema. Grazie TNT Griefer 02. E dire che tutto è bello, questo può essere interessante, sì può essere interessante. Vabbè, finito il politically correct, vi dico personalmente non mi... Non me lo segno nella mia wishlist, ecco questo. Però graficamente. Però infatti quando prima dicevano grafica 2005, ma come? No, ma qua graficamente ci sono degli effetti esplosione. È bello. Poi magari è 30 fps, però non lo so. Non si capisce. No, ragazzi, no, dai, graficamente c'è. Se consideriamo che è per questa generazione, suppongo. Qualche esplosione un po' più magagnosa, però per il resto. Il plebiscito di no, 702 no contro 172 sì. Comunque 4 ore e mezzo di trailer di gameplay. Allora qua se ci lamentiamo che non c'è gameplay non ci possiamo lamentare ragazzi, Qua il gameplay c'era e come. Per chi è appassionato del genere, che poi è un genere un po' poco battuto ormai, no? Se vogliamo c'è nell'ambito più terrestre, per quanto in realtà è con Ace Combat oppure titoli del genere. Effettivamente io mi ricordo che è stato il mio primo gioco per GameCube, che era Star Wars Rebel Assault, Rebel Galaxy, una cosa del genere. Madden. Don Margetto, ok. Potevo fare il video così però. C'è tipo i miliardi, poteva fare. Ma fai il video fatto bene, in orizzontale, con un bello sfondo, in piscina. Madden non me lo chiediamo se vi interessa. Madden mi interessa. Sondaggio. Ma però sono curioso. Madden vi interessa? Gen, fai il sondaggio. Secondo me per Madden in Italia c'è chi scriverà che gli interessa e chi mente. E c'è chi scriverà che non gli interessa e chi mente. L'ho rovinato. Però c'è FIFA? Non è FIFA, è FIFA. Perché Madden? Madden with food. Scored a goal and you're a hero. Vabbè, ma perché devono far vedere la statua? Secondo me è FIFA con personaggio giocabile Kratos. Era tipo God of War. Ma perché lo stanno mixando? Madden con FIFA? Come trailer? Ma no, sì, li stanno proponendo i loro titoli sportivi di punta. In America va Madden, in Italia, in Europa va FIFA. Non so parlare. FIFA Madden. Ma FIFA. Mixando. Fatelo vedere bene FIFA. Così non si capisce. Ma FIFA. Ma era Ronaldinho? No. Ronaldinho gioca ancora? No. È stato pure arrestato. È stato arrestato veramente in Uruguay. È già stato arrestato. È stato arrestato. Ok, questa era per dire EA Sports fa cose. Adesso fate vedere bene i trailer. EA Sports vi butta lo spazio nell'occhio. Vi spazia lo spazio. Ok, il 90% ha risposto no. Madden. Guarda. Here to tell us about the future of gaming is EA's chief studio officer, Laura Miele. Che è Laura Miele. And thanks Lamar. Allora, cara Laura, mi fai vedere. Si chiama Laura Miele. Sì, questa è quella che faceva EA Sports. Lei. C'è Lamar Wilson, tra l'altro, nei commenti. Ah, vabbè, guarda. Command and Conquer. C'entra. These games all exist because of you. Your voices are heard and we are acting on your feedback.
Attenzione, stiamo ascoltando il vostro feedback. E quindi d'ora in poi our studios are working even further out, creating new experiences, new stories, new gameplay, all enabled by new console technology. Ok, ah, le nuove console. We don't want to wait until next June to share what the teams are working on. Generation shifts are an opportunity to push beyond. Stanno facendo vedere un pochettino quella della tecnologia dietro le nuove console che loro stanno sfruttando in questa maniera. Vediamo. Crazy ambitious ideas and making them real. Criterion is known for how their games feel. Criterion. From superior physics to nuanced details of gameplay, this team hand curates the moment-to-moment experience. Madonna. And with the new consoles this year, there will be a seamless immersion which will get you into the race in a matter of seconds. BioWare imagines and creates worlds where you become the hero of your own story. BioWare. Ma Dragon Age, ragazzi! Oh mio Dio! Your reality. For every console. E che cosa mi sono detto? Niente, hanno detto, hanno fatto vedere, stanno lavorando. No! We are creating epic battles. Aspetta, aspetta, che fanno vedere, stanno facendo vedere un po' le potenzialità. Madonna. Ma senti, ma io sono un entusiasta dei videogiochi, vedo una nuova tecnologia, mi emoziono, che può? Ma Fitch lo vede come blasfemia. Non frega niente. Se non ci metti un aggettivo qualificativo prima o dopo, non va bene. This is just the beginning of the things we are working on, and there is so much more to come. No, senti, Laura, vuoi farmi vedere di più? It's about you, your voices, your ideas. We want to be where you come to play. We want to make games for everyone. So please keep giving us your feedback and let's build the future together. On behalf of all of our studios, thank you for joining us today. But before we sign off, there's just one more game attenzione we'd love to share. Un gioco in particolare. Over to you. Thank you. So the moment is here. We finally get to say FIFA. No. Skate. Ah, Skate. Ok, lo dicevano prima. In chat. We've been waiting years, honestly, to make the right game at the right time with the right idea, and really, really pleased to say that we're here. It is really early, but it takes a little while presto, to wake him up. Per Skate, però gli manca ancora tanto, però magari ora fanno vedere qualcosa, speriamo. We really can't wait to bring you guys in and have you be a part of it with us. We want to thank you for your passion, your patience, and all the support that you've shown, you know, us to get to this point. Oh, the comments. It's amazing. We cannot believe you commented this into existence. Amazing. Skate changed my life. Thank you so much. Skate forever. Ok, non hanno fatto vedere niente, semplicemente hanno annunciato che stanno lavorando a Skate. Ma scusa, FIFA così sono sbognato? No, sì. Tu hai detto che non avrebbero fatto vedere il gameplay. Proprio. Ma io avevo letto così. Permettimi di dissentire. Ma come è finito? Ma che dite? This has been an amazing experience, an amazing opportunity for all of us, all no, over non the ci world credo. To come together. No, questa è ancora una volta. Thank you for being part of EA Play. Until next time, I'll see you online. La dimostrazione no, che Electronic Arts è totalmente lontana dal mondo dei videogiochi. No, ragazzi, non. E ancora una volta la dimostrazione che Electronic Arts è totalmente distante dal mondo dei veri videogiocatori. Cioè non hanno manco FIFA. E che se ne sta sbattendo proprio le cose. C'è sto trailer che non mi dice niente. È un'azienda grande che ha tante frecce al proprio arco, ma che non le scocca. Che mi rappresenta questo trailer di FIFA? Dai, il trailer che c'era pure in FIFA 15. Cioè ci hanno dovuto mettere Command & Conquer Remastered per poter fare un trailer più lungo di 0 secondi. Interessante sicuramente Lost in Random, interessante sicuramente It Takes Two. A parte questo, ragazzi, tutte conferme, tutte cose che va bene, ci stanno, per carità,
Ma cioè gli annunci che arrivano su Steam hanno preso mezz'ora. Esatto, no, cioè che è una cosa che potevano dire in due minuti. Electronic Arts accetta questo consiglio da videogiocatore appassionato prima ancora che da cosa istituzionale, che magari un altro avrebbe un attimo di remore a dirti queste cose, visto che magari deve fare un po' più la parte convenzionale. Sei totalmente distante dal nostro mondo. No, ragazzi, sono Electronic Arts, i videogiocatori stanno in Electronic Arts come mi fate fare battute volgari, però insomma non va bene, non ci siamo, non è questo quello che vogliamo, non è questo quello che vogliamo vedere, non è questo il modo in cui lo vogliamo vedere. Ma anche volendolo, ok, ho detto chissà quante news dovremmo dare nel video di Dioma. Non c'è veramente nulla di notevole di cui parlare, era una normalissima piccolo evento che è assolutamente evitabile per molti versi, è assolutamente ridondante rispetto a quanto fatto vedere, è parecchio noioso. E non è questo quello che vogliamo, basta. Anche perché altre aziende hanno dimostrato di essersi fatte, di aver fatto ammenda e di aver proposto ai videogiocatori videogiochi uno dietro l'altro. Allora, se doveva fare così, questa meglio conferenza fare come Bethesda. No, questa è una di quegli eventi che probabilmente non avrebbe necessitato di un direct, non avrebbe necessitato di esistere, perché hanno presentato dei titoli, tutti molto interessanti, per carità, poi soprattutto per gli appassionati di Star Wars, eccetera, ma nulla di cui ma tre quarti dell'evento era noi siamo inclusivi, noi abbiamo fatto questo, noi tentiamo sempre di, vogliamo essere vicini ai videogiocatori, il feedback è importante, quest'altro è importante, sì. Poi tutto lo vedremo chissà quando, l'anno prossimo, 2021, sì che stiamo lavorando, ma No. Cioè di Skate manco un teaser hanno e poi fatto di Madden, cioè, neanche un teaser di Madden e di FIFA hanno fatto vedere il classico trailer, quello che c'è come introduttivo al gioco, il trailer che andrà avanti per altri mesi fin quando poi non faranno vedere il gioco, considerando che siamo a giugno e che il gioco dovrebbe uscire a settembre, qualcosa la potevano fare vedere, magari la faranno vedere in un secondo momento, magari subito dopo, magari lo faranno vedere domani o dopodomani o ora stesso. Nei vari siti vedremo la news, FIFA si mostra in 40 minuti di gameplay, Madden pure, però a quel punto fammelo vedere un pochino nella conferenza, fammelo vedere un pochino nell'evento, no? Che pensate? Oh, poi per il resto. Non lo so ragazzi, io non ho parole. Un terzo autocelebrazione, un terzo Star Wars, un terzo riempitivi a caso. Ma poi voglio dire, non si usa più fare i teaser, cioè fate un teaser. Il teaser di Skate, il teaser di quel gioco là. No, ora ormai li fanno così, che li intervistano quelli sviluppatori a caso. Ok, sì, stiamo facendo. Non va più bene. Ma dico, ma perché questa cosa? Perché questa cosa? Mi dai l'idea di farlo a risparmio? Io capisco c'è stato il Covid, c'è stata la quarantena, tutto quello che vuoi. Ma un teaser mi dai di più l'idea in due secondi e che devono riempire per forza. Cioè, ma in confronto molti si sono lamentati, vi siete anche lamentati, poi più o meno comprensibilmente, dell'evento Inside Xbox, in confronto è stata una perla. Ma comunque tantissimi sono i commenti, dislike, huge dislike, eccetera. Poi non abbiamo visto Mass Effect, non c'è stata, alla fine è stata disattesa questa cosa, vabbè, peccato, però pazienza. Ma BioWare, ma ragazzi, BioWare manco di Anthem ha parlato, cioè BioWare è esclusa dalla vita? No, BioWare hanno fatto vedere, stanno creando mondi fantasy, e vabbè, Dragon Age è una cosa generica fantasy. Uno sfondo fantasy. Che poteva anche non essere Dragon Age, no? Poteva anche non essere sì, Dragon Age, però magari era. Magari Dragon era Dragon Age, però non era, nel senso, ragazzi, non è che hanno parlato di Dragon Age, No, esatto, anche il PC Gaming Show, dice Giacopo 96, è stata una perla in confronto. Sì, perché per quanto ci fossero tantissime noiosità, intromissioni audio da parte di gente che parlava di questo o quel gioco, però tutto sommato c'era la sostanza, che poi i giochi non fossero interessanti per molti, quello è un altro discorso. Beh, c'erano cose interessanti, anche qua c'erano cose indubbiamente interessanti, ma veramente di una pochezza disarmante. Electronic Arts deve cominciare a capire che quando si fanno questi eventi o li fai bene o è peggio, è meglio non farli. È meglio fare i trailer singoli dei singoli giochi, tanto la gente che è interessata a FIFA, a Madden e ai vari titoli se li va a recuperare lo stesso, quindi non... Capite? Non lo so, è un mio punto di vista. Io le cose o le fai bene o le faccio bene o non le faccio.
stavo controllando sul canale YouTube di EA, però non è uscito. Sì, stanno mettendo i teaser trailer, ovvero il ritorno di un visionario, Joseph Fares e Ace Light. È quello che abbiamo visto. Lost in Random teaser trailer ufficiale, li stanno estrapolando dall'evento e li stanno schiaffando sul canale. No, non è quello che intendiamo noi per eventi del genere, perché noi siamo qui a seguirli a luna di notte, stiamo sempre cercando, anzi ormai sono pure le due, cercando sempre di sperare che possano stupirci, anche perché ragazzi, ora ascoltatemi un attimo, lo so che mi ascoltate, però dico un attimo, zitti, allora. Come è stato introdotto l'evento? Ci saranno grandissimi annunci, huge surprises, grandissime sorprese, esplosivi contenuti. Cioè quali, non c'era nulla di esplosivo, non c'era niente di esplosivo, c'era uno, due titoli che tutto sommato va bene, ma tutto quello che abbiamo visto era interessante, però allo stesso tempo l'evento non è stato affatto esplosivo, no? Niente Mass Effect. Vabbè, ma al di là di questo. Però. Niente serie su Mass Effect, ragazzi. Quindi ragazzi, quando abbiamo... Vabbè, che potresti farla con quello? Sì, lo so, però ho detto ormai annuncio la remaster, te lo faccio un next gen. Cacchio proprio. Allora, per come la vedo io, da videogiocatore, per come mi conoscete, allora, se devo essere onesto, le cose, non notevoli, perché alla fine tutti 2021, questo si farà, quest'altro uscirà, quest'altro lo stiamo sviluppando... Allora, It Takes Two di Ace Light Games è sicuramente interessante, ma sulla fiducia, perché di fatto non si è visto una minchia, c'era un teaser trailer che non voleva dire nulla, e poi un al solito esaltato ma simpatico Joseph Fares diceva sarà pazzesco, ok va bene, grazie. Poi Lost in Random, quello dei dadi con la tipo grafica Pongo, no? Tipo Tim Burtiana, come sì. Ha detto Midna. Molto interessante anche quello. Si è visto un po' di più, ma non si è capito granché del gameplay. Poi Rocket Arena, parliamone. Sti cazzi, vabbè, grazie, bello, ok, bravo, giocate, ve lo fate quello che volete, però non è che a me mi cambia la vita perché so che è uscito, che uscirà Rocket Arena. Fai tutti i giochi su Steam. Poi quelli, il fatto, ragazzi, ma 10 minuti, 15 minuti iniziale per il pippone, per leccare il culo a Steam, per dire ah, siamo su Steam, dopo che erano stati i concorrenti, adesso siamo su Steam. Va bene, che cazzo me ne frega. Va bene. E poi, cioè, che cosa vuol dire questo? Ok, disdicete pure i vostri abbonamenti Origin Access e EA Access, perché tanto siamo su Steam, vabbè che anche su Steam c'è una specie di... Sì, EA, nel senso che te li puoi riscattare. Signori, poi Star Wars, quel gioco di Star Wars, va bene, però anche lì 3 ore, ok, per un titolo che appartiene a un genere e che fa parte di un brand che sì, interessa tantissimo a tantissimi, soprattutto agli americani e nell'immaginario collettivo di molti, e ok, è un'altra cosa, e poi cos'altro? Madden e FIFA 21 mostrati, cioè non mostrati in questo modo, e poi non potete immaginare che potenzialità abbia la nuova generazione di console, la nuova generazione di videogiochi, e va bene. Grazie, ma al secolo ai videogiocatori questo interessa e non interessa, nel senso va bene, ok, poi si vedrà, cioè... Dice comunque il sito del giveaway è bello che è crashato pure. Il sito del giveaway, vabbè questo ci sta perché sono tantissime persone, comunque l'evento era seguito da oltre 100-120.000 persone sul canale YouTube di Electronic Arts, eravamo comunque 2006-2005 qui e sicuramente tanti altri anche in vari canali che hanno seguito l'evento. E però capite che ci rimaniamo un attimo non spiazzati, perché in realtà io me l'aspettavo, però mi aspettavo che quella qualcosina, quel qualcosina ci fosse. Un po' inculinati. Invece, un po' siamo rimasti impinti, inculinati, effettivamente sì. A questo punto ragazzi ne riparleremo nelle news della settimana. Non lo so, a questo punto non lo so, perché su FIFA non c'è nulla da dire, sui vari titoli presentati potremmo imbastire un video che possiamo però fare con tutta calma. Direi che non c'è un'urgenza particolare per poterci per buttarci a parlare di queste cose. Non ci sono breaking news, ecco, breaking titles, che uno dice, minchia, guarda, ne dobbiamo parlare per forza domani, specialone su questo titolo. No, non è il caso. E, fare un video dell'evento ha senso, può avere senso, Squalo, in realtà, ma lo possiamo fare con tutta calma, nel senso, magari lo inseriamo all'interno delle news, ce la pensiamo un attimo, d'altro canto domani è venerdì, sì. E quindi ha sempre più senso metterlo nelle news che sono fra 2 giorni, sì, esatto. Piuttosto che... vediamo, noi ragazzi ogni volta cerchiamo di
bilanciare quello che è lavoro da fare e effettivamente poi questi video, ve lo dico in tutta onestà, non ci richiedono molto tempo per essere fatti. No, ci sono cose che richiedono molto di più, le news richiedono molto molto di più. Saliamo sopra. Grazie a Roxy, grazie mille, 22 Roxy. Mesi, dice, l'anno scorso hanno presentato Madden, FIFA, The Fallen Order e il resto DLC. Quest'anno hanno messo un paio di annunci, l'anno prossimo magari qualche trailer impareranno a me. Esatto, non è tanto quello che mostrano, non è tanto il fatto che a me possa non interessare Rocket Arena e a quell'altro sì, o pure il titolo di Star Wars, perché se ci basiamo sul fatto che a me non interessa, e allora stiamo freschi, e questo è, cioè ci può essere tantissima gente che magari si è esaltata per il titolo su Star Wars, ma il fatto è il modo in cui è stato presentato l'evento, è un modo vecchio, non va bene, per quanto fosse frizzante, pieno di personaggi, addirittura c'era pure il giocatore di Madden, no? Sì. Ma di Madden, di NFL, ma allo stesso tempo in realtà era un incedere pesante, un incedere che non fa più parte del modus operandi di questi eventi che sono sempre più incentrati sui videogiochi, mentre Electronic Arts è rimasta ancora una volta distante da questo modus operandi, distante da come i videogiocatori intendono fruire della presentazione dei videogiochi, distante dal pubblico, ancora una volta. E su questo non c'è più da fare complimenti a EA, se non in maniera sarcastica. E questa è un'invettiva mia contro EA, sempre con tutto il bene che voglia l'azienda, nonostante tutto. Nonostante tutto. E leggo commenti come... Ma BioWare è morta, a me viene da piangere. BioWare più che altro, ragazzi, è una comprimaria. Mentre invece io, ragazzi, ve lo dico. Sì, però scusami, scusami. Okay. Pensavo sarebbe stato un acquisto cruciale. Ma... Sai, il top class, okay, questo... per EA, guarda, quando l'aveva rilevata. Quello che invece, pensavo all'epoca ormai. Invece lì. Invece adesso, allora, adesso BioWare è un'azienda tra le tante. Però scusami, allora, questa per me è una dichiarazione di morte di Anthem. Perché non c'erano novità su Anthem. Ok, l'abbiamo un aggiornamento, una cosa, un coso, niente. Una cosa, un coso, mannaggia a te però. E invece... cioè assenti totali, neanche se visto nessun Casey Hudson, zero... Dunque, ci hanno detto, guardate il profilo Twitter di BioWare, chi è stato, aspetta, c'è stato uno che ha scritto, guardate il profilo Twitter di BioWare. Siamo sul profilo di... Ah, Necroxid, allora, ci siamo, e che c'è? C'è semplicemente l'invito alla consegna, vabbè, questo no, ma è l'ultimo post risale all'11 giugno. Ma com'è possibile? No, a 9 ore fa, che è semplicemente l'invito a seguire l'EA Play. Sì, infatti, non e basta. Niente, basta. Che mi sto perdendo? Grazie Lilith Inside. Necroxid, che mi sto perdendo? Che ci stiamo perdendo? Che cosa non stiamo vedendo dal profilo di BioWare? Che tu hai visto? Ah, perché per esempio avevano, vabbè, il 29 maggio avevano messo una canzone, una traccia di Mass Effect, ma... Vabbè. E chi se ne frega? No. Non so cosa ci stiamo perdendo, fammi sapere. Comunque, questo è stato, alla fine, un po' ce l'aspettavamo, un po' speravamo di essere sorpresi fino alla fine, è un po' come quelle partite, sapete, no, tante attese, magari, che ne so, Real Madrid, Rayo Vallecano, e poi finisce 0-0, dopo che tutti i pronostici davano il 5-0 sicuro. Ah, ecco, il giveaway non è nemmeno disponibile per l'Italia, pessimi. Vabbè, ragazzi, il giveaway alla fine chi se ne frega. Vabbè, però scusami, hai fatto una conferenza perché chi pensavi di parlare, solo gli americani? Tu dici, scusami, potevano dirlo. Cioè, una volta che fai un giveaway in un evento globale, lo devi fare globale, se no non lo fai. Potevano oppure dire. Lo specifichi, dici, no ragazzi, però questo lo stiamo facendo solo per i nemici nostri. Esatto. No, un po' come Juve-Napoli, no? Non ti aspetti il 5-0. Ah, perché per la legge italiana, quello è un altro discorso. Ma no, ma la legge italiana perché vieta i giveaway, ma che se non sono registrati al tribunale. Ma ieri lo registra. Ma uno come Electronic Arts i giveaway li può fare pure dappertutto, ma di che stiamo parlando? No, su questo sono d'accordo con Midran, però penso anche che non ci faccia niente, questo proprio pensato a Beghi se ne sbatte il cazzo. Anzi, davo per scontato che non fosse per l'Italia, devo dire la verità, già avevo capito che fosse solo per gli Stati Uniti, l'avevo dato per scontato, lo davo per scontato l'esclusione dell'Italia, dell'Italia, dell'Europa in generale, insomma, speravo una cosa. Comunque, non sono questi modi di condurre un evento sui videogiochi in questo modo, anche perché, ragazzi, secondo me, ma spero
come dire, spero di ascoltare anche voi per quanto riguarda questo punto di vista. Se tu, cara Electronic Arts, fai un evento in seno alle 3, sei chiamata a presentare qualcosa, ma più che altro il tuo è un evento di rappresentanza. Che cosa vuol dire? Che puoi anche presentare e non presentare tutte queste gran novità, perché tanto è l'E3, ok? È una cosa istituzionale, ci devi essere, devi fare un po' panza e presenza, perché sei Electronic Arts, così come Bethesda. Poi, quando invece l'E3 non si fa e sei chiamata a fare un tuo evento personale, sai che sei chiamata a fare di più rispetto a quello che avresti fatto alle 3, in cui avresti potuto semplicemente mostrare i tuoi DLC di The Sims. Dice che Foss ha detto esattamente la stessa cosa. Ma ragazzi, tra intenditori. Tra intenditori poche parole. E non so se siete d'accordo. Cioè, in questo modo l'attenzione è molto più... cioè i riflettori sono molto più sull'evento singolo. Così è stato per l'evento di Inside Xbox e tutti ci aspettavamo, mio Dio, il gameplay di Assassin's Creed, quello. E poi già appena non c'è stato, tutto l'evento era merda, quando invece in realtà non era male come evento. L'evento PS5, bellissimo, eccetera. Bene, perché ci aspettavamo tutti di non vedere PS5 e poi l'abbiamo vista. Insomma, l'attenzione del pubblico è totalmente rivolta a questi eventi, visto che non c'è l'E3. Mi crei una mancanza, mi crei la necessità di aspettarmi di più e di alimentare queste aspettative, esatto, sì. Considerando che gli eventi sono singolarmente a sé stanti, e quindi tu dici, se lo faranno, visto che non c'è l'E3 e non è una cosa istituzionale, ma è proprio avulsa da quel contesto, esula da quel contesto, allora ci sarà un motivo, chissà che cazzo mi devono presentare. E poi esordiscono con big announcements, great surprises, sì, motherfuckers, e poi non c'è un cazzo. Esatto. E allora a quel punto, chapeau a Bethesda, che siccome non avrebbe mostrato The Elder Scrolls 6, non avrebbe mostrato... Tranquillo, parla. Non avrebbe mostrato... Vabbè, se Bad non lo definitivamente, dai, non ci interessa se sia abbonato oppure no. Se uno deve fare l'incivile dentro le chat, non è la prima volta che bestemme, che fa, bannalo e basta, e che cazzo. Scusa, però... che uno praticamente... Comunque non l'abbiamo bannato. E non avrebbe mostrato il The Scrolls 6, non avrebbe mostrato Starfield, ma allora dice, senti, sai che facciamo? Meglio non lo facciamo e basta, perché semplicemente mostrare Wastelanders di Fallout, Doom Eternal, queste cose qua, facciamo prima a non farlo. Ecco. Ci rifacciamo col Direct di Nintendo che sarà a dicembre. Mio Dio, ragazzi. Praticamente ora i prossimi eventi quali sono? E sì, i prossimi eventi. Allora, il 25 c'è quello di Cyberpunk, che però è stato rinviato. Cyberpunk, l'evento è il 25, è rimasto, sì, il 25. Ubisoft è a luglio. Ma prima? Prima? Grazie, Gamers Lucky. Sera a tutti, ragazzi. Secondo noi, solo lo Strandom, il gioco dei creatori dei Way Out, si salva. No, ragazzi, scusatemi, però. Certe volte uno perde la pazienza. Ogni tanto, ok, io non ho perso la pazienza, ho detto semplicemente ban. Però ragazzi, quell'utente sarà abbonato perché gli avrà regalato qualcuno l'abbonamento. Però l'ho visto comportarsi male più di un'occasione. Non è che perché avere l'abbonamento quello che è vi rende super partes, vi rende al di fuori delle regole che ci sono in chat. Bisogna rispettare gli altri in chat, sennò diventa uno schifo. Scusate, lo dico, ma voi siete... Abbiamo una chat di solito eccezionale, una community eccezionale, ragazzi, su questo siamo d'accordissimo. Però ragazzi, il fatto di essere abbonati non vi mette al di sopra delle regole che ci sono, non ha senso. È come dire, io mi abbono così, posso bestemmiare, scrivere quello che voglio, spoilerare, fare, non ha senso. È una cosa reiterata, scusatemi, per questo un attimino sbottato, però non vi preoccupate che sono tranquillo, cioè, allora, visto il 24 Pokémon, vabbè ragazzi, il 24 Pokémon lo seguite da Pokémon Millennium, perché sono specializzati, okay, sì, no, perché noi è inutile, facciamo un direct su Pokémon. No, grazie. No, direct dedicato a Pokémon noi non ne facciamo mai, ragazzi, perché faremmo bruttina figura, nel senso che però non lo sappiamo. Salutiamo Pokémon Millennium, grazie a Zelf89. Però a parte Pokémon, c'è altri eventi? Perché Xbox non c'è una data. Quindi... C'era quella cosa con tutte le date. Sì, ma noi abbiamo... Ci sono tutti i vari... Allora, c'è l'altro Inside Xbox di Microsoft, appunto. Che non ha una data. È a luglio. Dovrebbe essere a luglio. Sì, dovrebbe essere a luglio. Doveva essere... Il 25 c'è Cyberpunk, sì. Il 25 Cyberpunk, esatto. Vedremo un altro giocato di Cyberpunk. Ah, ok, Xbox è a luglio.
Xbox è a luglio. Allora, per quanto riguarda giugno, vabbè. Uno prima ha scritto, quell'utente era un dipendente di EA. A Lemon Madness dice, lunedì 22 c'è il developer update, martedì 23 New Game Plus Expo, il 24 Marvel Avenger War Table. Vedremo quale varrà la pena di seguire e quale no. Insomma, comunque a luglio, sì, il prossimo praticamente per noi... ma è stato rimandato cosa? Il prossimo per noi è quello del 25 di Cyberpunk, perché anche se hanno rimandato il gioco, il 25 rimane confermato l'evento. Sì, sì, sì. Quindi quello sicuramente. Che oggi è 19, 25 è giovedì prossimo. Ah, un attimino, un sospiro, perché ecco. Come se fosse Antani. Nessun evento è stato sopra PlayStation. Beh, ragazzi, che dobbiamo dire? Ma sapete cos'è? Quello di Sony è stato esattamente come avremmo voluto. Cioè, nel senso, hanno mostrato tutti i giochi uno dietro l'altro e poi alla fine la console hanno chiuso con la bomba. È stato il classico... Non è stata la classica conferenza, però aveva un po' l'aspetto di una di quelle conferenze E3 fatte bene, sì. In cui ci sono tanti sviluppatori che salgono sul palco, non salivano sul palco ma erano presenti, però molto rapidamente un gioco dietro l'altro con titoli importanti, alla fine la bomba, non dice droppa la bomba, alla fine della conferenza e l'hanno droppata facendo vedere la console. Quindi insomma è stata bella per questo, ci ha stupito le altre, per adesso aspettiamo quella di Cyberpunk, quella ragazzi la seguiamola insieme. La come interpretare però adesso il rinvio di Cyberpunk? Io vorrei un attimino indagare su sta cosa, perché? Come l'hanno motivata loro? Perché non che sono... semplicemente hanno bisogno di nuovo, di più tempo. Abbiamo postato sulla nostra pagina Facebook. Sì, sì, sì. Vediamolo un attimo. Allora, vediamo qual è stata la comunicazione ufficiale, la leggiamo insieme, anche se di fatto molti di voi l'hanno già letta. Io non l'ho... Sì, l'ho intraletta così di sfuggito, ho visto il rinvio, mannaggia la miseria. Ma perché ste bottiglie sono stupide? Allora, insomma, facciamo uscire... Se ci conoscete bene sapete che noi non facciamo uscire i giochi... Cyberpunk questo, CD Projekt, ok. Se non sono ancora pronti. Sì. Ready when it's done, cioè pronto quando è finito. Allora, permettimi. Qui mi permetto adesso un attimino. CD Projekt, io lo capisco fare questa parte del... Io ce l'ho grosso, eccetera, perché ce l'hai grosso, che è eccezionale CD Projekt. Però a sto punto la regola si dovrebbe applicare anche al non comunichiamo una data, se non è ancora pronto, giusto? Aspetta, sì, esatto. No, ma c'era... E questo è quello che ho detto io all'inizio. C'era proprio tutto il comunicato in italiano. Ma sì, ragazzi, io sono un po' afflitto per sto rinvio di Cyberpunk, perché mi dispiace, perché lo volevo. Ok, lo leggiamo in italiano direttamente, dai. Ma non mi ricordo, forse era la pagina di Cyberpunk. Vai. Però non me la ricordo qual era la pagina italiana. Beh, casomai traduci in tempo reale dall'inglese. Sì, lo so, ma in italiano è molto... Eccolo, okay, che bravi. Allora, cara community, voi che conoscete il modo in cui sviluppiamo i videogiochi, sapete che non pubblichiamo un prodotto non all'altezza. Quando è pronto non è una frase che ripetiamo perché ci piace, ma è una filosofia di lavoro e vita, nonostante possa portare a delusioni temporanee. Allo stesso tempo siamo pienamente consapevoli che questa decisione compromette le vostre... La vostra fiducia. La vostra fiducia è noi. No, vabbè, non è che non compromette la fiducia. No, esatto. E barattarla con ulteriore tempo è una decisione estremamente difficile per uno studio di sviluppo. E sebbene siamo convinti che questa sia la decisione giusta da prendere, ci teniamo a scusarci per farvi aspettare ancora. Sì. La nostra intenzione è di rendere Cyberpunk 2077 memorabile per gli anni a venire. In ultimo, speriamo che capiate le motivazioni dietro a questa decisione. Ok, già mi sono sciolto. Nel momento in cui scriviamo queste righe, Cyberpunk 2077 è completo in termini di contenuti e gameplay. Bene. Le missioni, le scene di intermezzo, le abilità, gli oggetti, tutte le avventure che Night City ha da offrire, è tutto nel gioco. Tuttavia, con tale abbondanza di contenuti e sistemi complessi interconnessi tra loro, necessitiamo di tempo per bilanciare meccaniche di gioco e risolvere bug. Un mondo di gioco gigantesco porta con sé moltissimo tempo per la rifinitura, nel tempo aggiuntivo che abbiamo faremo esattamente quello. Sì. In questa settimana giornalisti in tutto il mondo inizieranno a provare il gioco. Sì, però pure noi lo vogliamo provare. Scusate. Allora, aspetta, CD Projekt, fatecelo provare pure noi Player Inside.
Non vediamo l'ora e siamo nervosi allo stesso tempo di assistere alle loro reazioni e sentire le loro opinioni assieme alle vostre quando pubblicheremo le loro anteprime dopo Next City Wire il 25 giugno. Sì, alleniamoci alla lettura. Che ho detto? Pubblicheranno le loro anteprime, mica le pubblicano loro. Va bene, adesso scherzata, è una battuta, vai. Il 25 giugno. Speriamo che contribuiscono a ridurre una parte di fame del gioco mentre lavoriamo duramente per rifinirlo in vista del lancio a novembre. Grazie di cuore. Ma io ti dico che non ci vedo, non ci vedo. Ah. Sono ciecata, qua e là, secondo me ci vedo. Va bene, va bene. E, sì, no, in tempi di Covid, giustamente, baciamoci sul gomito. Ok. Allora, prima c'era qualcuno che ricordava, ragazzi, però anche Doom Eternal di ID era stato rinviato, sai che non me lo ricordavo sta cosa, e poi il risultato... Sì, me lo ricordo, doveva uscire a novembre e poi uscire il 20 marzo, lo stesso giorno. No, all'inizio, anzi, era stato annunciato per l'anno prima, forse. Sì, per novembre 2019. Poi è uscito a marzo, sì. Bene, no, ma ragazzi, ben vengano i rinvii quando sono motivati così. D'altro canto io penso però, che cosa li porta ad annunciare una data e poi a rinviarla continuamente? In generale, è successo pure con The Last of Us. Sì, ho capito la rifinitura, ma a quel punto non date una data a meno che non ne siate certi come la morte. Ma magari c'è stato il Covid, hanno lavorato da casa, certe rifiniture si fanno che deve essere quello che fa le animazioni con quello che fa il coso. E ognuno è a casa sua e non riescono a comunicare. Definisci coso. Capito? Va bene, no, sono d'accordo. Una baggianata. No, aspettate, in tutto questo io non tenevo conto del periodo che c'è stato. Avete ragione, io cerco di dimenticare che c'è stata tutta sta bufera del Covid eccetera, però effettivamente è stato un periodo difficilissimo e incalcolabile per molti, cioè nel senso magari molti hanno fatto delle previsioni ottimistiche che poi non si sono potute rispettare e quindi giustamente ci sono stati i rinvii. Comunque, viva CD Projekt, viva Cyberpunk, io spero che insomma possa essere veramente un titolo all'altezza delle, ragazzi, altissime aspettative che si sono venute a creare. Sono mega alte altissime, quindi meglio che si prendano il loro tempo, specie perché per fortuna il rinvio è di 2 mesi, non è di 6 mesi. No, sei non mesi, è di un anno. 6 mesi li avremmo picchiati. Quindi va bene, viva, viva tutto, insomma, va bene, così va bene. Sì. Però ragazzi, noi dobbiamo provare la demo, che cazzo. Io capisco che Fossetti, ciao Fossetti, se ci stai vedendo in questo momento, riferitegli, ciao Fossetti, l'hai provato, liccamela. Allora. Fossetti, liccamela. Navarro dice, e se sarà un flop? Se sarà un flop, questo, ragazzi, faremo il video, è un flop e basta, è finita. Cyberpunk fa schifo. Fa schifo, sì, no. Forse. Fa schifo o no? Fa schifo o no? Oppure i titoli delle recensioni come le mettevamo tipo nel 2017. Che so. Capolavoro o merda? Facciamo. Ma anche ora non li mettiamo così. No, ora li mettiamo. Recensione. Il verdetto. La coppola di minchia. Il voto. Sì. La nostra opinione. Esatto. Mi raccomando, ragazzi, cerchiamo adesso seguiremo insomma anche tutti gli altri eventi, ragazzi, noi vi ringraziamo. Ragazzi, seguiteci ogni sera live su Twitch alle 21:30 perché poi facciamo varie cose. Sì. E poi dopo continuiamo della storia. Allora, domani? Dopo ogni live, no? Sì, dopo ogni live che non sia questa. E che non... è quando non fai FIFA, perché se devi fare FIFA. Sì. Allora, ragazzi, come dire... siamo contenti comunque che abbiate voluto seguire con noi questo evento e siamo contentissimi. Allo stesso tempo, chiaramente, ho visto che in generale c'è stato un po' di di delusione per il modus operandi con cui l'evento si è svolto, per la maniera, ecco, basta. Stasera hai detto tiro 4 sempre, volte esatto. Modus operandi. Allora, possiamo fare un nuovo comando del Nightbot, anziché oltre a Midna che ha detto coso o cosa già 915 volte, stasera pure tu hai esagerato, minchia, dobbiamo mettere anche Raiden ha detto modus operandi per la 20ª volta solo stasera. Modus operandi, quant'altro? Quant'altro? Sì. Sono quelle, sono, ragazzi, in linguistica, anzi in comunicazione, sono quei riempitivi di circostanza. Quando uno dice perché abbiamo visto il gameplay, la grafica e quant'altro. Reiterato. E quindi, reiterato, sì. Vabbè, reiterato già in più. Ognuno ha i suoi modi di, no? I suoi tormentoni linguistici, se vogliamo, no?
Cioè, per esempio, Devil Cree, che salutiamo, che non so se lo conoscete, comunque è uno youtuber molto tecnico, si occupa soprattutto di hardware delle console, è molto bravo, che dice sempre ciò non di meno. Anche se vogliamo. Se vogliamo, se vogliamo. Se vogliamo. Ma io ne ho tantissime, Io ne ho tantissime, mi dà una cosa. Io dico cosa, perché non... però vedi con cosa sintetizzo. In realtà io devo fare i complimenti a Midna, perché Midna ha una capacità riassuntiva straordinaria. E... perché sono pigra. Ah, e vi devo dire anche un'altra cosa, che ultimamente ho ricevuto dei rimproveri che non sono giusti. Perché? Per le news. Alcuni hanno scritto, però fai parlare di più Midna. In realtà Midna nelle news dice più news, dice più riporta più notizie. Solo che lei le riassume molto di più e quindi sembra... cioè, sì. Alla fine parla di meno. Allora, perché dobbiamo spiegare una cosa che forse voi non sapete sulle news. Esatto. Allora, le news non è che le scrive uno per tutte e due. Ma io lo spazio glielo do. Cioè, io le assegno più news. Ognuno scrive le news che dirà. Quindi esatto. Io scrivo le mie e lui scrive le sue. Ma io, più che scrivermele... vabbè, scrive... io mi scrivo un... io mi faccio una traccia mentale. Una traccia. Ok, ci scriviamo una traccia. Però, bene o male, io seguo quelle. Quindi... quando poi io mi scrivo le mie, hanno una certa lunghezza, sì. Anche se sono molte di più in realtà, le sintetizzo, invece le sue. C'è anche da dire un'altra cosa però, che lui di solito tratta le notizie più argomentative. Più che altro io tratto più l'argomento Xbox, PS5. Esatto, io invece tipo ho annunciato questo gioco, oppure esce sto DLC, più compilative, però in quantità maggiore. Quindi sembra che parli di meno, ma in realtà poi alla fine ci rifacciamo incontro news, eccetera. A me sta benissimo il tipo di spazio che ho nelle news, perché me lo sono ritagliato io così, capito? Esatto. Quindi è una cosa che non è lui che non mi fa parlare, sono io che mi sono ritagliata quello spazio. Cioè, se io parlassi di più, il video durerebbe di più. Questo. No, io le assegno molto più news, tant'è vero che lei, quando le do la lista delle news da trascrivere, insomma, dopo che a mio modo già le ho trascritte, poi lei se le rifà a suo modo, cioè se le riscrive in maniera tale che possa dirle come lei vuole dirle. Per quanto in realtà poi c'è molto andare a braccio, cioè nel senso, una volta che conosci l'argomento ne parli. Io per esempio faccio più a braccio, lei già è più schematica, però in realtà va bene anche così. Lei mi dice, ma quante me ne date però? Sì. Io dico, e come? E la gente dice, non ti faccio parlare, vabbè però. Quindi è lei che sceglie, lei in generale parla di meno. Piace esserci il giusto, esatto. non parlare troppo, perché secondo me le news sono così. Sono e così. Dice DrawsyFox03, Raiden, Midna ha una capacità riassuntiva straordinaria, Midna sono pigra. È esattamente questo. È vero, sì. E per pigrizia... lei condensa, perché non le piace dilungarsi troppo, per certi versi è meglio come fa lei, per altri ragazzi, no, piace poi parlare. Tra l'altro io, siccome, cioè io do per scontato che la gente si scoccia ad ascoltare troppe discussioni, e quindi cerco di essere sintetica, ho detto, prima che, allora ho la vostra attenzione, prima che vi scocciate arrivo al punto. No, ma sai cos'è? In realtà anch'io arrivo al punto, però poi ci ricamo, sì. Ci parlo, speculo. Ricamo. Tu ricami meno, ricami meno. Io sono più tipo, che ne so, più affine a un sabaku. In live però, sì. Lui anche nei video è così. Sì. Ci piace parlare. Non saremmo dei bravi... abbiamo scoperto questa novità. Non saremmo dei bravi uomini d'onore. Sì, anche all'università mi aveva fatto i complimenti la professoressa di letteratura inglese. Mi diceva, le devo fare i complimenti, ha un'ottima capacità sintetica. No, questo anche per rispondere, sì, poi c'era un altro che diceva ti bacchetto un po' troppo, ma in realtà anche questo fa parte un po' del gioco. Questo cioè, ma perché lui è così. Ma no? Non è vero che, cioè ragazzi, anche quando vedete che io magari ho un tono un attimino più severo, quando dico però Midna aspetta, apri sta finestra, aspetta, leggi bene. Cioè, scherziamo fra di noi perché pure nella vita facciamo così, poi sono tanti vezzeggiativi e coccole. Veramente tu non mi rimproveri mai nella vita, solo quando facciamo i video. Ma nemmeno rimprovero, quello che si vede, nel senso mi bacchettino. E questo è meglio o è peggio? Meglio, decisamente meglio. No, forse è un mio modo di scherzare. Comunque scrivevano Midna 5 volte l'occhiolino se sei oppressa. Non ti permettere, donna. Dopo facciamo i conti. Tu ieri mi hai fatto uno jumpscare. Era stato ieri? Mi hai fatto uno jumpscare. Uno jumpscare. Ok. Un jumpscare. E non lo so se t'ho perdonato.
Mi hai perdonato? Sì, sì. Grazie. Sì. Vabbè, dopo questa finale. No, era per chiarire un po'. Vabbè, visto che siamo in chiusura, potevo dire che cazzo che volevo. E volevo un attimino spiegare questa cosa. Ma anche perché, secondo me, è un simpatico retroscena. Avessimo dei retroscena inquietanti, non li racconterei. Siccome, ragazzi, veramente. Noi, ragazzi, veramente. Oh, cerchiamo di fare tutto alla luce del sole quanto più possibile. E con le live c'è stato un avvicinamento a chi ci segue più spesso e anche un affezionamento a voi dal nostro punto di vista, io poi mi affeziono, sbalorditivo rispetto a quando invece stavamo solo su YouTube o per lo più su YouTube, insomma. E quindi, non lo so, ci sentiamo anche in dovere magari di darvi più spiegazioni, più cose, perché vi sentiamo più come in amicizia. Cosa che magari su YouTube, vabbè, quello è il video, a parte i blooper che possiamo pubblicare ogni tanto, e dei vlog di retroscena che non facciamo più tanto perché, boh, ci scocciamo, su Twitch ci viene un po' più naturale parlarne. Quindi, non lo so, poi chi apprezza, chi invece ci vede come stucchevoli, poi per carità, poi giudichiate voi, giudichiate. Gli amori della mamma. Gli amori della mamma, grazie. No, voi siete degli amori. Allora, ragazzi, sì. FIFA 21 è in preordine su Steam. Vabbè, in preordine è normale. In preordine. Sti cazzi. Steam cazzi. Comunque, allora, non so se domani usciranno dei video in generale. Quindi questa cosa, poi voi rimanete sintonizzati. Sicuramente sì. Ci vediamo sì. In live. Sì, sì. Silenzio generale in live e poi ovviamente domenica il news della settimana e annunci lolli. Questa settimana però ci sono stati, cioè, a cavallo oggi abbiamo fatto due video. A cavallo tra la scorsa e questa settimana ci sono stati più video, magari diluiti diversamente, perché abbiamo fatto due video l'altro ieri sul secondo canale, due video oggi sul secondo canale, però magari domani potrebbe non essercene, però ne abbiamo fatti quattro in due giorni. No, l'altro ieri sul primo canale. No, sul secondo. Ci sono stati anche due video sul primo canale, sì. Li abbiamo diluiti diversamente, ma ne abbiamo fatti di più. Sì. Questo anche per rispondere a chi vedesse, insomma, Twitch come il nostro, la nostra piattaforma adesso di preferenza. No, è semplicemente diversa, è una cosa parallela, noi la vediamo di pari passo a YouTube. Insomma, si cerca di fare un po' tutto. E ragazzuoli, grazie mille. Se vi volete fare due risate, andate a guardare, se non ve lo siete ancora visto, il video sugli insulti. Se no niente, se no andate a letto, schiaffi. Perché è tardi, insomma, sono 2:29 giustamente, insomma. Sono schiaffi. Se no pugni. Esatto, ed sabato Animal Crossing in live. Sì, sì. Sabato Animal Crossing, ovviamente. Che sarà l'annuncio per chi è interessato ad Animal Crossing, se è andata Silvia, se ne deve andare Silvia. Mi ha annunciato che vuole cambiare aria e quindi avrò il lotto vuoto proprio sabato e quindi andrò alla ricerca di un nuovo abitante, lo farò in live sulle isole. Ma dai Silvia, quella col bambino. Col bambino, perché il bambino è cresciuto, ormai ho bisogno di nuove esperienze. Dai. E lo so. Però mi ha dato la foto, oggi mi ha dato la foto pure Alli, quindi siamo contenti. Sono notizie che, ragazzi, in live dovrebbero essere date con una certa solennità. Tu l'hai data, l'hai buttata via. Ma così. Lei me l'ha detto così, stavo passeggiando, sai, devo dirti che me ne voglio andare. E no, non si fa così, quindi sbagliato da parte di Silvia, sbagliato da parte tua comunicarlo con cotanta leggerezza in live, insomma. Mi dispiace. Veramente, sì. Mi dispiace, ora farò la festa a Silvia e poi sabato cerchiamo insieme un abitante dello stesso carattere di Silvia, sì. Quello che ci piace di più lo prendiamo, piace più. Già poi abbiamo io, il visto, primo che trovo prendo. Già abbiamo visto Oreste, insomma, come sei andato, come l'hai fatto. Basta sta storia di Oreste, Oreste è a casa di uno dei nostri abitanti, dei nostri iscritti. Midnight, insomma, date queste notizie, cambia abitanti come fossero vestiti, insomma. Va bene, ragazzuoli. Sì. Ragazzuoli, vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie mille, grazie di esistere, vi lasciamo vediamo se vogliamo fare un ride. C'erano ancora due ride riscattati che non abbiamo fatto. Ora... Però è tardissimo oggi. No, vabbè, dai, per stasera è andata così. No, più che altro vediamo se c'è, non c'è nessuno di quelli a cui dovevamo fare il ride. Quindi niente, va bene ragazzi, ci aggiorniamo domani ragazzi qui in live. Grazie mille, buonanotte a tutti, ciao. Grazie.